Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, panie y panoie, signore e signori, sta per iniziare e ora in onda una nuova puntata qui su www.sciencewebradio in Science Web Network di The Rock Band History, la rubrica musicale di Gianluca che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock. E questa è la 43esima puntata, in onda dal lunedì 12 novembre 2012 alla domenica 18 novembre 2012. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, una puntata ogni settimana. E ogni giorno in onda su Science Web Network alle ore 00, ovvero a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12, cioè a mezzogiorno, ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata in corso alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, cioè CET, Central European Time, nell'asse Berlino, Francoforte, Roma, qui su Science Web Network. Bene cari amici, ancora un bel ritrovati per quest'altra puntata assieme di The Rock Band History con il vostro Gianluca, che vi dà un calorosissimo e caro saluto, e ben ritrovati appunto per un nuovo appuntamento in cui parleremo anche questa settimana dei mitici e grandiosi Whitesnake, questa band londinese dall'Inghilterra alla Gran Bretagna che sforna questi artisti e questi gruppi di cui ho parlato, davvero strepitosi come i Whitesnake. E ricordo ancora una volta i Dire Straits, primo gruppo di cui ho parlato ad inizio anno nella primissima e nelle primissime puntate di The Rock Band History. E poi abbiamo affrontato la storia della triade del rock, dico io, cioè i Led Zeppelin, fantastici, grandiosi e sempre mitici, con i Deep Purple e i Black Sabbath, nonché poi, prima dei Whitesnake, i Queen. Tutte queste puntate sono sempre a disposizione e veniteci a trovare nel nostro blog in www.sciencewebradio.net, in cui potrete sempre scriverci e contattarci, e mi raccomando, in particolare nelle nostre puntate in diretta live, queste trasmissioni che facciamo qui su Science Web Network, cioè Science Web Radio e Science Web TV, in diretta dei lunedì sera dalle ore 22, dalle 10 di sera vi aspettiamo, e anche lì ci potrete scrivere in chat nel blog, nella nostra pagina Facebook vi aspettiamo anche lì, in Facebook ci trovate con il nome Science Web Radio, e poi con Twitter, seguiteci in Twitter con il nome Science, chiocciola Science, quindi è tutto attaccato su Twitter, ed infine su YouTube troverete le cose che il grande e mitico Science carica per tutti noi su YouTube, e ci trovate digitando Science Radio, tutto attaccato minuscolo. Troverete anche le puntate di The Rock Band History, fra le varie cose di Science Web Network. Bene cari amici, questo è quanto. Vi ricordo infine anche il nostro indirizzo di posta elettronica dove inviarci le vostre email, che è sempre info@science.com, anche per contattarci e venire in diretta e naturalmente live del lunedì sera. Per chi volesse contattare Gianluca, cioè il sottoscritto, basta scrivere a gianluca@science.com, anche per le rock band. Ritorniamo ai grandiosi Whitesnake. Eravamo rimasti un po' alla divisione, allo scioglimento dei Whitesnake, siamo arrivati agli anni 90 e adesso riprendiamo dal 1994 e andiamo sempre galoppando avanti verso la reunion per certi aspetti. E nel 94 appunto, a seguito del moderato successo del progetto Coverdale Page, ricordiamo appunto che dicevo che David Coverdale e Jimmy Page suonarono insieme, quindi
con dei pezzi dei Whitesnake e dei pezzi dei mitici e grandiosi Led Zeppelin, e Coverdale riformò i Whitesnake appunto nel 94 pubblicando la raccolta Whitesnake Greatest Hits, che conteneva tra le varie tracce anche i due brani che erano presenti solo nella versione europea di 1987, cioè di 1987, detta all'italiana come nome dell'album. Inizialmente il chitarrista dei Thunder, Luke Morley, che ho avuto il piacere di conoscere, li ho visti ben due volte in Inghilterra, a Portsmouth e a sud dell'Inghilterra, e a, qui a Milano quando sono venuti alcuni anni fa, e sono davvero strepitosi i Thunder, io li adoro, quindi dicevo, Luke Morley divenne un possibile candidato a raggiungere il gruppo, ma questa unione venne subito smentita dagli stessi Thunder quando il chitarrista decise di continuare con la sua band. Altre voci affermavano che nella nuova formazione figurava niente meno che Ritchie Blackmore, noto per essere stato l'antagonista di Coverdale nei Deep Purple, e naturalmente questa voce anche questa volta si rivelò falsa, mentre la vera formazione dei nuovi Whitesnake risultò composta da Adrian Vandenberg e Rudy Sasso, reduci dall'esperienza fallimentare con i Maniac Aiden, il chitarrista dei Rat Warren De Martini, il batterista dei Montrose e Hardani Carmassi, e naturalmente Paul Mirkovic, proveniente dai Nelson, alle tastiere. Questa formazione ottenne presto un ottimo successo attraverso i tour europei, debuttando il 20 giugno del 1994 in Russia al White Night Festival di San Pietroburgo. Altre performance live li vedevano in Finlandia, in Danimarca, quindi anche nei paesi scandinavi, il solito successone del mitico hard rock heavy metal, dove nel nord Europa va alla grande ancora oggi. Grandi amici, vi saluto tutti voi del centro nord Europa che siete sulla stessa mia linea d'onda, on rock and roll, real rock and culture of rock. In Germania, poi anche qui in Italia da noi, in Francia, in Olanda, in Spagna, e poi proseguirono per il Portogallo, la Svizzera e naturalmente il loro Regno Unito, supportati dai Pride and Glory, altro gruppo, progetto Southern Rock formato da Zakk Wylde, chitarrista di Ozzy Osbourne. Tuttavia il successo del nuovo Greatest Hits non riuscì a raggiungere gli Stati Uniti, dove solitamente i gruppi naturalmente inglesi spesso andavano, tra cui le Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, ricordiamo, ebbero anche loro i loro grandi successi lì, e dove il disco venne completamente ignorato a causa della dilagante esplosione del fenomeno grunge negli States. In ottobre del 1994 il gruppo partì per alcuni tour in Giappone e poi anche in Australia, e la band sciolse inoltre il contratto con la Geffen a causa delle scarse vendite dalla dipartita del A&R John Cole Calondre. Alcune voci vedevano Coverdale nuovamente coinvolto nei Deep Purple nel 1996, ma queste vennero poi smentite dal fatto che i Whitesnake erano recentemente entrati in studio per le sessioni del nuovo album. Il disco dal titolo Restless Heart, registrato a Sierra Sonics, Reno, Nevada, venne accreditato come David Coverdale and Whitesnake e venne pubblicato nel giugno del 1997. I musicisti coinvolti furono Vandenberg, il bassista Guy Pratt, il tastierista Brad Tuggle, ex Steppenwolf, altro gruppo grandioso, e David Lee Roth, naturalmente, oltre a Danny Carmassi e la partecipazione di Tommy Vandenberg ai backing vocals. Pratt e Tuggle avevano già lavorato con Coverdale nel tour giapponese del progetto Coverdale Page. Venne quindi estratto il singolo Too Many Tears, originariamente pensato come brano per un progetto tra Coverdale e Nancy Wilson degli Heart nel 1988, che non vide la luce però, nonostante tutto. E la versione giapponese del disco presentava in aggiunta i brani Anything You Want, Can't Stop Now e Oi. Poco dopo la pubblicazione, Coverdale e Vandenberg intrapresero anche qualche data live acustica a Varsavia e Tokyo, e vi consiglio quella di Tokyo, che naturalmente io ho che è veramente strepitosa, questa esibizione acustica con Vandenberg alla chitarra che mi fa delle cose, e il grande Coverdale che quando canta mette tutta quella sua energia, passione anche nei respiri, nelle pause, nei fiati,
con quella sua carismatica teatralità, classica anche degli inglesi, nell'interpretare e cantare le canzoni davvero eccezionali. Coverdale poi assemblò una nuova formazione in occasione dei nuovi tour, composta dai chitarristi sempre Adrian van der Berg e Steve Farris, ex Mr. Mister e Handy Money, il bassista Tony Franklin, ex dei The Firm e dei Blue Murder, Danny Kermassi dietro i tamburi come sempre, mentre il ruolo del tastierista venne assegnato a Derek Hilland. Nel frattempo venne pubblicato l'album 1997, anzi scusate, nell'album del 1997 venne pubblicato appunto il live acustico Circus in Tokyo, registrato dai soli cover delle Vanderbilt, come dicevo, ai Toshiba Emi Studios di Tokyo il 5 luglio del 1997 appunto. E la lista dei brani comprendeva anche la mitica Fool for Your Lovin', Only My Soul e la reinterpretazione di Van der Berg, Burning Heart, ma queste vennero incluse solo nel video del concerto. Al termine delle date con la nuova formazione, che si chiusero nell'estate del 1998, Steve Farris raggiunse la band di Gary Wright, ex Spooky Tooth. E nel 1998 alcuni ex membri della prima era dei Whitesnake si riunirono sotto il nome di The Snakes, e questi erano i chitarristi Mickey Moody e Bernie Marsden ed il bassista Neil Murray, che realizzarono un disco in Giappone. Dal 1998 Moody, Marsden e Murray vennero poi raggiunti dall'ex cantante dei Bad Company Robert Hart e dall'ex tastierista dei Rainbow Don Harry, cambiando nome in Company of Snakes, e anche loro davvero strepitosi facendo i pezzi classici dei Whitesnake. Bene cari amici, e anche per questa 43esima puntata di The Rock Band History dal vostro caro Gianluca è davvero tutto. Vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata. Vi ricordo sempre Science Web Network, che è Science Web Radio, nonché Science Web TV, con la nostra trasmissione di punta dei lunedì sera in diretta web, sia su Science Web Radio che su Science Web TV, in www.sciencewebradio.net. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica science@science.com. Voglio vedere se andate attenti, e mi raccomando, stay on town here on Science Web Radio, be happy, be safe and let it rock and roll. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima, grazie, ciao. Let's get some rock and roll, baby.